Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. In apertura parliamo di vaccinazioni, con un focus particolare sulle vaccinazioni degli adolescenti. Nella fascia 12-15 anni si registra ancora una parte di genitori che mostrano un po' di scetticismo nei confronti di questo vaccino. Allora facciamo il punto con il professor Nicola La Foggia, direttore di neonatologia del Policlinico di Bari, collegato in diretta Skype con noi. Professore, buonasera, benvenuto. Ciao, buonasera Alessandra, buonasera a tutti. E allora, dopo l'ok dell'AIFA, anche la Puglia è pronta a somministrare il vaccino Pfizer in questa fascia, permetterà anche un rientro in sicurezza a scuola a partire da settembre. C'è però ancora una porzione di genitori che mostra scetticismo nei confronti di questa vaccinazione. È giustificato Ma più che scetticismo, avere certezze che il vaccino funzioni e sia sicuro, credo che sia legittimo da parte di tutti. Però non ci dobbiamo dimenticare quello da cui stiamo toccando ferro uscendo, c'è una situazione che ha messo in gravissima difficoltà tutti e in particolare i bambini e gli adolescenti, perché la sottrazione della scuola, la sottrazione del momento di comunità è stato veramente un disastro e ha prodotto disastri anche dal punto di vista psicologico che probabilmente vedremo nei mesi e negli anni prossimi. Quindi trovare il modo per ritornare alla vita normale credo che sia assolutamente un must, come si dice, a cui tutti dobbiamo contribuire. Quindi, sulla base dei dati che sono piuttosto robusti della tranquillità di questo vaccino, almeno in questa fascia di età, poi magari parliamo anche delle altre, io penso che sia assolutamente doveroso aderire alla campagna vaccinale, mettere in condizione i bambini, chiamiamoli bambini, 12-15 anni sono molto più che bambini, sono i ragazzi, gli adolescenti, di poter essere immunizzati nei confronti della SARS-CoV-2, anche se capisco le perplessità perché è un po' la storia dei vaccini, dobbiamo proteggerli e loro sono poi una fascia di età che tutto sommato non ha avuto grande morbilità e mortalità per il Covid, ma questo non basta. Non basta perché sono veicolo di diffusione, non basta perché non sappiamo che cosa succede se si infettano magari a distanza di tempo. Non basta perché abbiamo visto anche nei bambini o nei ragazzini quelle forme di sindrome multinfiammatoria sistemica che io direi è il caso di evitare, se si possono evitare, avendo un vaccino sicuro. Al momento il vaccino è sicuro, quello che è stato il lavoro fatto negli Stati Uniti, per cui è stato prima approvato negli Stati Uniti e in Canada e adesso da pochi giorni anche in Europa, credo che sia fondamentale e fondato. Quindi non vedo perché, al netto delle riflessioni che è giusto fare, non aderire alla campagna vaccinale anche in questa fascia di età. Ecco, proprio con riferimento a questo punto, metà dei soggetti che sono stati sottoposti a trial sono rimasti in osservazione per circa 2 mesi. Molti dicono un tempo troppo breve per poter capire appunto quali potrebbero essere gli effetti. Beh, allora noi stiamo in guerra, Alessandra, non è che ci possiamo permettere di avere i tempi della produzione normale e della valutazione normale dei vaccini, perché è effettivamente una valutazione corretta. Per molti altri vaccini, i tempi delle fasi di valutazione possono essere più lunghi, ma ora non ce lo possiamo permettere. E comunque a me risulta che il trial fatto in America metteva sotto controllo tutti quelli che hanno partecipato per un periodo di 2 anni. È chiaro che i 2 anni devono trascorrere, quindi abbiamo adesso soltanto il dato dei primi mesi. Però il dato dei primi mesi e il dato dell'efficacia sono entrambi rassicuranti, per cui al netto, ripeto, delle normalissime e va bene, ciao, Giustificatissimo, sì. giustificabili attenzioni che un genitore ha nei confronti del proprio figlio, penso che si possa sostenere che questo vaccino è efficace ed è sicuro. Dobbiamo tra l'altro richiamare in causa un tema che è quello dell'immunità di gregge di cui abbiamo discusso ampiamente anche con riferimento agli altri vaccini. Ecco perché probabilmente è necessario anche coprire con la vaccinazione questa fascia per raggiungere almeno il 70% della popolazione e dunque l'immunità di gregge anche contro le varianti. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, perché poi ritorno al discorso delle scuole, che è stata una spina per tante famiglie, per tanti ragazzi, il fatto di non poter andare a scuola, perché era sottolineato e probabilmente anche corretto, è corretta la preoccupazione che questi ragazzi non tanto diffondessero il virus tra di loro, ma fossero un rischio per i docenti, per il personale delle scuole e quant'altro. Quindi è già lì una motivazione forte per dire
proteggiamo loro, ma proteggendo loro proteggiamo anche quelli più anziani o quelli che possono avere problemi. E non ci dimentichiamo anche delle fasce più fragili che possono far parte della fascia 12-15 anni. Ben venga, anzi bisogna farlo il più presto possibile il vaccino in questi soggetti fragili, perché sono quelli che possono avere maggiori complicanze. Soggetti fragili che dovrebbero avere ovviamente una lista di priorità, saranno tra l'altro vaccinati proprio all'interno del Policlinico tutti coloro che sono in cura nei reparti del Policlinico. Allora, per chiudere, professor Laforgia, lei si sente assolutamente di suggerire assolutamente la vaccinazione anche in questa fascia, perché non ci sono rischi di sorta con riferimento appunto al vaccino anti-Covid? Tra l'altro, Alessandra, io credo che come sempre succede nella valutazione dei vaccini, i benefici sorpassino di gran lunga i possibili rischi, che ripeto, al momento, nella valutazione che è stata fatta prima che le agenzie americane e le agenzie europee dessero la possibilità di fare il vaccino sotto i 16 anni, sono zero. Giustamente tu poni anche il problema di un follow up, come si dice, cioè di seguire questi bambini a lungo termine, deve essere fatto. Non c'è dubbio che scienza con la S maiuscola significa occuparsi di tutti questi aspetti, però in questo momento, per la situazione che si è determinata, per la possibilità di tornare alla vita normale, per cercare di eliminare il virus, perché tu il virus lo elimini se non hai più soggetti che siano suscettibili, quindi quanto più la popolazione è immunizzata, tanto meno il virus potrà circolare, tanto meno si potranno creare delle varianti, quindi è un motivo ancora più forte, secondo me, per suggerire questa vaccinazione, per cercare di essere tutti quanti immuni e quindi non dare più la possibilità al virus di infettarci e di circolare. Chiarissimo, ringraziamo il professor Nicola Laforgia, direttore di neonatologia del Policlinico di Bari. Grazie professore per essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a te Alessandra, buonasera a tutti. E noi andiamo avanti, restiamo sempre in tema di vaccini. Come sapete, questa mattina si è svolto l'Open Day per somministrare il Johnson a tutta la fascia degli over 40, indubbiamente una notizia che ha riscosso ampiamente successo se consideriamo l'alto numero di persone che si sono recate nei centri della ASL di Bari. Allora vi raccontiamo questa giornata, un po' di disagi si sono verificati perché le persone che si sono presentate erano decisamente superiori rispetto al numero di dosi disponibili. Vediamo. Stamattina abbiamo perso una giornata di lavoro per venire a fare il vaccino. 3 ore qua, noi eravamo lì. 450, no, eravamo. Lì, via, andati a fare una passeggiata. Da che ora? Dalle 7:30. Hanno messo il Johnson. Chi le può vuole andare a parlare? I quarantenni. Ho fatto un giorno di festa per venire a fare il vaccino. Sono venuta dopo il lavoro. E ora alle 10 di mattina ci dicono che è già finito tutto. Non è così, eh. Non ce ne sono più vaccini. Voi eravate venuti per l'Open Day? Certo, non ce ne sono più, torniamo a casa. Hanno detto che quelli che erano non prenotati sono finiti. Adesso dovrebbero fare quelli con la prenotazione. Non riuscite a vaccinarvi, Telebari? No. Vi aspettavate di trovare più dosi? Purtroppo sì, dovevano specificare adesso da internet. È aperto tutto il giorno. Cioè, non c'era. Dice a che ora? Dalle 8:30 alle 13:30, alle 9:30 già sono passati dicendo che i vaccini già 450 erano arrivati. Niente, non si fa il vaccino. Niente, non si fa il vaccino. Hanno finito le 400 dosi, ma nessuno ci ha avvisato, ci ha detto che erano 400 dosi, dopodiché finivano. Quindi una cosa inutile. Terminati i vaccini, lo faremo al 4. Però c'è stato un po' di confusione qui. Purtroppo è lo stress del Covid. Sono venuta una decina di volte, però niente. Sono delusa, completamente delusa, e oggi ho deciso che aspetto la mia data del 9 giugno al Palacarrassi. Restiamo in tema di vaccini perché dovrebbe partire entro il 20 giugno anche in Puglia il servizio di vaccinazione contro il Covid nelle farmacie. L'accordo tra regione e farmacisti non è ancora stato firmato ma in via di definizione. Anche il presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Bari e Batte, Luigi D'Ambrosio Lettieri, conferma che l'intesa è ormai quasi raggiunta. Tra il 10 e il 20 giugno partiremo con le somministrazioni nelle farmacie, spiega l'ANSA. La cornice è quella dell'accordo nazionale che ovviamente stiamo calando nella realtà pugliese. Sono poco più di 700 in Puglia le farmacie al momento autorizzate a inoculare i vaccini anti-Covid.
Cambiamo argomento, appuntamento per gli studenti del Politecnico questa mattina sul cantiere dei lavori di interramento della linea ferroviaria Falla-Modugno per il primo appuntamento di Work in Progress, lezioni in cantiere, allora vediamo com'è andata. In certi campi tecnici l'esperienza pratica è indispensabile perché si possa compiere completamente il percorso di formazione. Quello che si è studiato sui libri è una parte del percorso. Alla fine del conseguimento del titolo di studio, quando si viene assunti, non bisogna ricominciare a prepararsi per poter applicare le cose che si è studiato. Bisogna creare un ponte tra la formazione accademica e la realtà professionale e imprenditoriale. Ed è questa la ragione per cui il Politecnico di Bari, in collaborazione con i giovani costruttori ANCE, Bari e BAT, ha organizzato per gli studenti del quarto e quinto anno del corso di laurea magistrale in architettura e secondo e terzo per quello di ingegneria civile, le visite tecniche in cantieri edili significativi, guidate dai professionisti direttamente coinvolti nella conduzione dei lavori. Un ciclo, insomma, di lezioni sul campo per osservare da vicino le fasi di realizzazione di un progetto. Qui impareranno, come hanno già avuto modo di sentire nel webinar, la complessità di un cantiere ferroviario in un centro urbano con due linee in esercizio, Falla RFI che ora non c'è più, e le complessità che ci sono state per realizzare un'opera veramente complessa. Applaudiamo l'iniziativa dell'ANCE Giovani perché facilita sicuramente un dialogo fra imprese, in questo caso azienda dei trasporti di proprietà del Ministero dei Trasporti stessi, e imprenditoria. Quattro i cantieri in programma questa mattina, l'appuntamento era Modugno sul cantiere dei lavori di interramento della linea ferroviaria FAL. Questo è un cantiere strategico lungo la nostra tratta Bari-Matera, è forse il più importante perché prevede un interramento della linea ferroviaria per quasi 2 chilometri, l'eliminazione di due passaggi a livello. Voglio sottolineare un aspetto oggi alla presenza dei ragazzi del Politecnico, dei giovani studenti e di ANCE. Noi abbiamo lavorato durante la pandemia, naturalmente attraverso la integrazione dei modelli di sicurezza sui luoghi di lavoro con tutte le norme di contenimento del Covid. Abbiamo continuato a lavorare quindi perché speriamo di concludere il prima possibile, di recuperare il tempo perso a causa della pandemia per dare la possibilità proprio a una città importante come Modugno di usufruire di una struttura che sarà veramente monumentale. E andiamo nella nostra postazione social per le notizie dalla rete, ci colleghiamo con Italo Cinque Palmi. Italo, buonasera. Buonasera Alessandra, iniziamo oggi con una notizia che ci arriva da Polignano perché stavano trasformando un vecchio deposito di prodotti ittici in una villetta a 2 livelli con giardino, accesso diretto al mare e piscina, ma la Guardia Costiera di Bari ha sottoposto a sequestro un'area di 170 metri quadri in località Cala Paura, appunto a Polignano, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico adiacente al demanio marittimo. 4 persone sono state denunciate, il sequestro si è reso necessario per bloccare i lavori edili in corso di esecuzione dopo l'accertamento di reati in campo edilizio, demaniale e paesaggistico commessi secondo gli investigatori nella ristrutturazione del vecchio deposito e trasformazione della struttura in abitazione indipendente con annesso locale deposito, 2 vani tecnici, una zona giardino con accesso diretto al mare e una mini piscina. Bene, con questo è tutto per il momento, a dopo per altre notizie. Italo, noi andiamo avanti con una nuova iniziativa promossa dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, avviato già nel 2020 dal Comune di Altamura per tutelare l'ambiente. Ce ne parla Eziana Di Mola. Altamura e l'associazione di promozione sociale Ripuliamoci sta preparando all'evento Altamura cambia marcia per una nuova cultura della mobilità sostenibile, un'iniziativa nel programma per la costruzione del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile avviato nel 2020 dal comune di Altamura. Sempre rispettando le normative anti-Covid, i volontari delle associazioni coinvolte nel PUMS realizzeranno sul manto stradale, in particolare presso lungo via Le Martiri, via dei Mille, via 20 Settembre e via 8 Serena, degli stencil con simboli, frasi e slogan relativi ai principi della mobilità sostenibile. Per l'occasione l'area sarà resa pedonale affinché la comunità possa fruire liberamente. In particolare il PUMS mira sull'organizzazione della viabilità, sui parcheggi, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul monitoraggio della domanda di trasporto e sulle tecnologie destinate alla riorganizzazione delle merci in città. Le attività inoltre sono state curate dal comune di Altamura attraverso il laboratorio Ipirurbano. Per l'associazione Ripuliamoci è importante tutelare e rispettare l'ambiente anche attraverso
workshop e attività socioculturali. L'associazione si propone di sensibilizzare la cittadinanza al riciclo, al riuso e alla riduzione degli sprechi, promuovendo metodi e soluzioni più ecologiche. Ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, restate con noi, tra poco torniamo con altri. Eccoci ancora qui in diretta per la seconda parte del nostro telegiornale. Ripartiamo parlando dell'allentamento delle misure anti-Covid per bar e ristoranti, perché si può tornare a gustare un caffè o a pranzare e cenare anche al chiuso. Vediamo. La tavola è apparecchiata, i posti sono a distanza come previsto dai protocolli, i ristoranti tornano a ospitare clienti seduti al tavolo al chiuso, allo stesso modo si torna a consumare anche all'interno dei bar. L'ulteriore step di allentamento delle restrizioni scatta infatti da oggi, 1 giugno, nella speranza di non dover più avere la necessità di ricorrere a misure di questo tipo in futuro. In queste settimane di zona gialla molte attività hanno potuto usufruire di più spazio all'aperto per posizionare i tavoli, compatibilmente con la disponibilità di aree all'aperto. Sono stati tanti i ristoratori e i titolari di locali, però, che hanno dovuto pazientare ulteriormente per tornare a lavorare. Lo spazio all'esterno del locale non consentiva l'installazione di nuovi posti. Tra questi c'è Michele Paglionico, componente dell'Associazione Ristorazione della Puglia e titolare dell'Osteria Villari a Bari. Ci siamo persi tanti clienti che ci hanno comunque telefonato, che volevano venire a pranzo o a cena da noi. Siamo stati penalizzati anche perché queste 3 settimane che diciamo i nostri colleghi sono già ripartiti, sono state anche 3 settimane di maltempo. Se avevamo chiaramente la possibilità di lavorare anche noi con le nostre sale interne, avremmo lavorato abbastanza bene. Restano ovviamente le misure di sicurezza previste già negli scorsi mesi, con una piccola precisazione: il Ministero della Salute proprio nelle ultime ore ha scelto di mantenere la restrizione delle sole 4 persone sedute al tavolo anche in caso di passaggio in zona bianca, nonostante in un primo momento si fosse pensato di allentare la presa. L'auspicio è che tutte queste soluzioni alla fine possano servire per un rilancio vero dell'economia anche dopo l'estate. Siamo già aperti da tanti anni, abbiamo dei clienti che sono affezionatissimi e che non vedono l'ora di ritornare da noi. E torniamo nella nostra postazione social per l'ultimo collegamento con Italo, vengo da te. E torniamo a parlare di vaccinazioni nelle aziende, perché nascono in Puglia i primi 2 hub vaccinali multiaziendali presso le sedi della Lucente SPA di Modugno e della Network Contacts di Molfetta. L'obiettivo è quello di accelerare la campagna vaccinale in corso, consentendo a tutte le aziende che lo desiderano di poter essere promotrici nella vaccinazione dei propri dipendenti e collaboratori. Le imprese del territorio consentiranno ai loro dipendenti, grazie alla vaccinazione, di operare in maggiore sicurezza e contribuiranno parallelamente al superamento della pandemia grazie al progetto Vax for Job, in forza di un accordo stipulato da un nutrito gruppo di associazioni del territorio. Gli spazi messi a disposizione nelle 2 sedi sono stati curati già in ogni dettaglio. A Modugno la Lucente potrà ospitare oltre 500 vaccinazioni al giorno grazie a più di 800 metri quadri di area interna dedicate al progetto. C'è una zona check-in, area attesa, 8 box vaccinali che consentiranno vaccinazioni simultanee, riducendo anche i tempi di attesa, e anche un'area chiaramente post vaccino. E anche nella zona produttiva di Molfetta, presso la Network Contacts, è stato finalizzato l'allestimento del lab vaccinale. Anche qui 800 metri quadri interni e 1400 esterni sono stati messi a disposizione di questo progetto Vax for Job, e anche qui vaccinazioni potranno essere effettuate fino a 500 al giorno grazie alla vaccinazione simultanea in 6 box. Per quanto riguarda l'inaugurazione di questi 2 centri, ovviamente vi daremo notizie nei prossimi giorni. Con questo è tutto quindi per oggi, Alessandra, a te buona serata. Grazie Italo, noi andiamo avanti con la cronaca e con il pestaggio avvenuto una settimana fa tra un gruppo di giovanissimi a Noicattaro, è diventato virale sui social, i ragazzi coinvolti sono tutti indagati, sentiamo. La procura ordinaria e la procura minorile di Bari indagano per rissa e percosse sul pestaggio avvenuto il 25 maggio scorso a Noicattaro tra un gruppo di giovanissimi, 13 dei quali minorenni, il cui video è diventato virale dopo essere stato diffuso su TikTok. I carabinieri stanno ancora lavorando all'esatta ricostruzione dei fatti, al setaccio anche i telefoni e chat social dei 15 presunti protagonisti della rissa. L'ipotesi è che il 19enne di Rutigliano, vittima del pestaggio del video, il 24
4 maggio avesse aggredito per futili motivi un minorenne di Noicattaro. Il litigio sarebbe proseguito nelle 24 ore successive sui social e attraverso alcune telefonate. Il giorno seguente, lo stesso 19enne, in compagnia di un amico coetaneo, sarebbe tornato a Noicattaro per affrontare nuovamente il ragazzo, ma lì si sarebbe trovato di fronte a un gruppo di 13 giovanissimi, fra i quali, ritengono gli investigatori, anche il minorenne vittima dell'aggressione del giorno prima, avendo la peggio. Nessuno ha denunciato fino a 4 giorni dopo, quando il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato, entrato in possesso del video del secondo violento pestaggio, lo ha consegnato ai carabinieri, facendo partire così le indagini e risalire ai presunti responsabili. Sono tutti indagati. E cambiamo argomento, si è tenuto oggi il tavolo di centrodestra per le amministrative, un progetto politico, lo hanno definito unitario per tornare alla guida dei territori. Allora vediamo insieme la conferenza stampa che si è tenuta oggi sul progetto di centrodestra per le amministrative realizzato da Roberto Maggi. Non so se siamo pronti per trasmettere il servizio. Allora, dicevamo un tavolo di centrodestra, eccolo qua, in vista dell'amministrativa, sentiamo. Va, riparti intanto da una bella immagine plastica di un centrodestra unito che per la prima volta, come non era mai successo, addirittura riunisce le segreterie regionali, le segreterie provinciali dei partiti, della coalizione, degli altri movimenti civici per discutere puntualmente comune per comune, dal comune più piccolo della Puglia al comune più grande in termini di abitanti e anche di importanza di impatto economico. Non ci spaventiamo, diciamo, di questo scippo che De Caro e De Emiliano tentano di fare sull'elettorato di centrodestra attraverso un falso civismo che si risposta nella sinistra. Noi riprendiamo quel civismo, lo riportiamo nell'alveo dei valori del centrodestra, un centrodestra che vuole governare a livello nazionale tra non molto. Un centrodestra che si presenta unito, convinto di rappresentare le ragioni di chi oggi pensa che a destra ci possa essere la risposta alle tante domande che gli italiani, soprattutto in un momento di crisi determinato dal coronavirus, guardano a noi con speranza e con fiducia. Ora noi cerchiamo di rappresentare questo mondo, questo popolo, lo facciamo in maniera unitaria, partendo dai partiti tradizionali che rappresentano, dalle sigle che rappresentano appunto una classe dirigente alternativa. E siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale, non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e vi lascio con il punto di Maddalena Tulanti, vi auguro una buona serata. Ben ritrovati. Allora, avete seguito forse durante i TG la coda infinita che c'è stata alla fiera per l'open day del vaccino, il vaccino Johnson & Johnson, che sapete consiste in una sola dose. Allora, questo mi ha fatto riflettere in due direzioni. La prima ovviamente è quella che riguarda l'organizzazione di questo tipo di vaccinazioni. Pare che solo all'ultimo momento sia stato affisso un elenco, un avviso, pare che il numero dei vaccini fosse inferiore, insomma pare che sia stato preso sotto gamba. Ok, allora è stato sbagliato. Se è così, da come ci hanno riportato, l'amministrazione appunto non ha fatto il suo lavoro, non l'ha fatto bene. Però io dico, ma è mai possibile che noi, intendo compresa me stessa, ogni volta che c'è una possibilità di aggirare una regola lo facciamo di corsa? Perché dico questo? Se voi avete seguito le interviste che noi abbiamo fatto a ciascuno di quelli che si sono prestati davanti alla fiera, quasi tutti erano già sistemati nelle loro caselle, nel senso che avevano già la prenotazione. Allora dico io, perché andare di corsa e ad ammassarsi per una cosa che accadrà fra una settimana? Perché correre per che cosa? Insomma, fra una settimana sarebbe stato
assolutamente la stessa cosa. Magari non era il Johnson & Johnson, e io capisco la tentazione di levarsi dalle scatole la vaccinazione perché una sola dose, eccetera, va bene, però intanto in un altro hub, per esempio a San Michele, non c'era nessuno. Ci ha telefonato un nostro collega e ci ha detto: io ho fatto nello stesso tipo di giornata, quindi un open day, un minuto e me ne sono andata, non c'era nessuno. E quindi già il fatto che ci ammassiamo tutti a Bari non è una cosa seria, ma soprattutto non è serio che noi appunto tentiamo sempre di aggirare le regole. Le regole sono quelle di iscriversi. Allora, se tu non sei iscritto, lo capisco, approfitti e vai all'open day. Ma se la maggioranza di quelli che stavano là fuori erano iscritti, allora mi dovete spiegare perché ve la prendete poi con l'amministrazione, con la ASL o con gli operatori che secondo voi non hanno fatto bene il lavoro. Non hanno fatto bene il lavoro soprattutto perché, conoscendoci, non dovevano proprio fare l'open day forse, oppure dovevano organizzarlo in maniera più precisa, e voi sapete che noi siamo sempre, diciamo, attenti all'organizzazione, però pure noi non possiamo essere un poco più, che ne so, un po' più freddi, un po' più, posso dirlo, un po' più tedeschi, e dobbiamo fare sempre la stessa figura di meridionali. Va bene, è uno scherzo ovviamente, ci vediamo prossimamente. È offerto da GL Industries. Since 1965, we serve solutions. Buona giornata da Nico Schiodetto. Mercoledì con l'alta pressione che cercherà sempre di interessare l'Italia, anche se sarà un po' disturbata da infiltrazioni di aria umida in quota, e specie sulle due isole maggiori. Possiamo vederlo con la prossima grafica, perché i cieli saranno su molte regioni sereni o poco nuvolosi, ma al sud vi sarà il passaggio di qualche nube medio-alta con dei fenomeni. Possiamo vedere difatti come durante il pomeriggio sarà l'innesco di qualche piovasco temporale non solo sulle aree montuose del nord, ma osservate anche Sardegna, parte di Sicilia e poi a disegnare l'Appennino. Andiamo al dettaglio quindi, in sintesi dell'Italia, una giornata che, come ci mostra la grafica, sarà abbastanza bella, con ampie aperture del cielo e temperature prossime ai 26-27 gradi al nord-ovest e sulle centrali tirreniche. A tratti un po' di variabilità diurna però sulle aree alpine, l'Appennino, con localizzati piovaschi, ma anche tra Sardegna e Sicilia, un contesto di variabilità. Ulteriori dettagli e approfondimenti li trovate scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da GL Industries. Since 1965, we serve solutions.